bentornato al dottor Gaetano Cupo, benvenuto. Grazie, benvenuto grazie, al mio medico. Saluto subito il paziente, il signor Marco. Benvenuto, perché io vedo qua già una cosa strepitosa, un macchinario di ultimissima generazione, perché dobbiamo parlare della salute dei nostri occhi, fondamentale. Noi andiamo dall'oculista solamente quando abbiamo un problema di vista? No. E beh, però, insomma, come dire, la tecnologia, la ricerca sta andando molto avanti. Allora, iniziamo subito a capire quanto è importante farsi controllare, far controllare la vista in maniera anche periodica. Beh, questo lo diciamo sempre, diciamo ogni volta che ci vediamo qui da voi, lo diciamo sempre ai nostri pazienti. La cosa fondamentale sarebbe sempre la prevenzione, sarebbe sempre importante andare dal medico, andare dall'oculista nella fattispecie, quando non abbiamo problemi, perché ci sono, lo sappiamo, patologie silenti che, se non riusciamo a controllarle prima dell'insorgenza della malattia, poi abbiamo una possibilità di gestirle con più difficoltà dopo. Una di queste patologie, lo vedremo più avanti, è per esempio quella del glaucoma, e questa macchina ci aiuta a fare prevenzione. Allora, noi quest'oggi faremo in diretta, grazie al signor Marco, degli esami specifici, perché questo macchinario che ci ha portato, in realtà, che cosa fa? Questo macchinario è uno dei diversi macchinari che le varie aziende negli ultimi anni hanno progettato, e la bellezza di questo macchinario è che innanzitutto un singolo strumento ne contiene dentro almeno quattro. Noi un tempo avevamo quattro strumenti voluminosi, ingombranti, difficili da gestire anche dal punto di vista dello spazio all'interno di uno studio, e avevamo necessità di essere formati molto per poterli utilizzare. La bellezza di questi macchinari oggi è che tutti e quattro sono all'interno della stessa macchina, e paradossalmente possono essere utilizzati anche da un non sanitario se il sanitario non è precisamente in quel momento lì sul posto. Va inviato tutti quanti i dati al sanitario, ma lo può utilizzare anche un non sanitario. Un non sanitario. Allora, iniziamo subito a far vedere il primo esame, no? Okay. Il primo esame che questa macchina è in grado di fare, che cos'è? Allora, il primo esame, che è quello che poi normalmente è il primo approccio che noi abbiamo con i nostri pazienti, è l'esame della refrazione. La macchina, in maniera oggettiva, automatica e diciamo riproducibile, va a fare alcune analisi, va a vedere la lunghezza anteroposteriore dell'occhio e in questo momento anche il raggio di curvatura. A questo punto la macchina ci fornisce tutta una serie di indicazioni che poi immediatamente, appena finito, stampa, mediante i quali noi riusciamo ad avere una valutazione oggettiva di quello che è il difetto del nostro signor Marco. E che difetto hai? Allora, il signor Marco, lo diciamo, ha una leggerissima ipermetropia, quindi ha un leggero disturbo per lontano, ma come sappiamo, vista l'età del signor Marco, questo disturbo per lontano poi andrà modificato per un disturbo che abbiamo tutti quanti superati i 40 anni, che è la presbiopia. Partiamo da questo per il lontano, e poi con fa questa anche base la diagnosi per tutti, di tutti i disturbi visivi, miopia, astigmatismo, tutti quanti. Questo è solo il primo esame che riesce a fare questo macchinario, ma non finisce qua, perché questo macchinario, insomma, le diagnosi purtroppo di malattie anche ben più importanti come la cataratta, e beh, questa macchina ci calcola anche la nostra pressione oculare. Vi faremo vedere tutto subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi. Bentornati, bentornati in diretta. Siamo in compagnia del dottor Gaetano Cupo, oculista al Policlinico Campus Biomedico di Roma. Ringrazio anche il signor Marco, perché stiamo valutando un po' la salute dei nostri occhi con questo nuovissimo macchinario. Prima abbiamo capito che con il primo esame abbiamo capito di quale difetto visivo soffre il nostro paziente, per cui, insomma, può valutare la miopia oppure la presbiopia oppure l'ipermetropia. E adesso allora vediamo il secondo esame. Allora, questa macchina, con un solo macchinario si riescono a fare quattro esami, ci diceva il dottor Cupo. Allora, andiamo a vedere il secondo esame. Allora, facciamo sempre posizionare il nostro paziente davanti alla macchina. A questo punto adesso la macchina ha all'interno uno strumento che si chiama pachimetro corneale. Cioè, cos'è? Uno strumento che ci dà la possibilità di leggere
in tempo reale, in vivo, lo spessore della nostra cornea. La cornea, sappiamo, è la prima parte dell'occhio, la parte a contatto con l'esterno. E questo dato è importante per innumerevoli motivi, uno dei quali è la valutazione della corretta pressione endobulbare. Grazie, signor Marco, abbiamo fatto. Lo spessore corneale si modifica anche in corso di patologie, quindi un edema corneale, uno scompenso dell'endotelio della cornea, fa sì che questa cornea aumenti il suo spessore. Quindi avere già immediatamente, senza contatto, senza invasività, senza dover utilizzare delle gocce, quindi senza recare, ha sentito qualcosa, signor Marco? Nulla. Senza recare nessun fastidio al nostro paziente, noi abbiamo un dato che fino a poco tempo fa era difficilmente ottenibile se non con metodiche molto più, diciamo, molto più, sofisticate. Allora, adesso parliamo di una patologia che riguarda tante persone che magari in questo momento ci stanno seguendo. Sì. Parliamo di cataratta, sì. Come dire, è la prima causa di cecità al mondo e anche l'intervento è più diffuso al mondo. Questa macchina ci racconta qualcosa in più? L'abbiamo visto, forse, se la regia è riuscita a prendere parte dell'esame. Questa macchina, a differenza di macchine precedenti, ha la possibilità di poter eseguire l'esame anche in presenza di opacità del cristallino. Perché fino a poco tempo fa, ovviamente, l'opacità del cristallino impediva a queste macchine di raggiungere la parte posteriore dell'occhio, come lo spieghiamo ai nostri pazienti. È come se noi, invece di avere una finestra per guardare al di fuori di quello che abbiamo a casa, abbiamo una porta. La porta è scura e non è superabile dal nostro sguardo. Questa macchina riesce a farci vedere il grado di opacità del cristallino, ma riesce a superare questa opacità, quindi riesce a darci un valore anche in presenza di cataratta. Abbiamo parlato di cataratta, vogliamo ricordare ai nostri amici un po' i sintomi. Perché è importante ricordare i sintomi? Perché magari al primo sintomo andiamo a farci controllare, non aspettiamo, non tardiamo a farci controllare. Allora, quali sono i sintomi della cataratta, dottor? Ma diciamo, il primo sintomo ovviamente è quello dell'abbassamento della capacità visiva, quindi della riduzione della capacità visiva. Un altro sintomo estremamente frequente è quella della visione doppia. Visione doppia monoculare, è importante ricordarlo sempre ai nostri pazienti. Cioè, il paziente, quando si copre uno dei due occhi, la diplopia non scompare. Quindi non è un problema di motilità oculare, ma è un problema legato alla lente all'interno dell'occhio. L'abbagliamento, guidano la notte, la minima luce li abbaglia da morire. La percezione alterata dei colori, quindi i colori cominciano ad apparire tutti quanti tendenti a uno stesso uniforme colore giallastro, e una riduzione, insomma un'alterazione della percezione del campo visivo che è peculiare con la cataratta, ma è diversa rispetto per esempio a una patologia glaucomatosa. Vogliamo ricordare quando dobbiamo andare appunto dall'oculista a farci controllare? Intanto stiamo vedendo, no, un po' la visione senza cataratta e con cataratta. Però quando? A parte che ogni anno dovremmo fare una visita all'oculista. Bravissima. Allora, il discorso è, nella visita che viene fatta dall'oculista di solito a 40 anni, quando si comincia, come è successo a tutti noi, ad avere difficoltà da vicino, è il momento in cui comincia ad esserci il primo rapporto costante con lo specialista, perché fino a quell'età, se non si sono mai avuti problemi di vista, non si è mai portato un occhiale, è difficile che il paziente vada all'oculista, se non nelle visite che vengono fatte nei bambini. Superati i 40 anni, poi a quel punto sarà l'oculista, in base anche alle patologie sistemiche del nostro paziente e alle indicazioni che troverà opportune per il singolo paziente, consigliare un controllo almeno ogni anno o due nei primissimi momenti. Quindi dopo i 40 anni, come giustamente stava dicendo lei, ogni 12-18 mesi sarebbe opportuno farsi controllare. Allora, rispondiamo un po' alle domande dei nostri amici da casa. Allora, ci ha scritto la signora Maria Grazia, dalla provincia di Frosinone, ci chiede: da qualche giorno, durante la giornata, ho la sensazione di avere la vista annebbiata. Cosa devo fare? Allora, la vista annebbiata può essere legata, se la signora porta un occhiale, ha un cambiamento della sua capacità visiva e quindi ha una modifica della prescrizione delle lenti, quindi basta una visita in cui si valuta il cambiamento della refrazione. La vista annebbiata però può riguardare per esempio anche un'alterazione, per esempio una
cheratocongiuntivite, un'infiammazione della cornea, di quella parte dell'occhio di cui parlavamo prima, che può lasciare temporaneamente o, ahimè, in condizioni più severe, in maniera perenne, un'opacità della cornea e quindi una visione annebbiata. Oppure l'insorgenza di una cataratta che nelle prime fasi della sua manifestazione dà un annebbiamento visivo. Oppure un sanguinamento o un'alterazione all'interno del vitreo, che è il gel che è dentro l'occhio, che può temporaneamente o in maniera progressiva portare a un annebbiamento della vista. Allora, facciamo vedere il terzo esame, perché sì, abbiamo detto, non si ferma qui, insomma, gli esami continuano. Allora, questa macchina è in grado di fare un ulteriore esame dell'occhio, no? Ecco, questa macchina è in grado di fare un esame che i nostri pazienti amano tantissimo, che è quello della tonometria. La tonometria è la misurazione del tono endobulbare, cioè della pressione che vige all'interno dell'occhio del nostro paziente. Normalmente la tonometria viene fatta utilizzando un anestetico, utilizzando un colorante, utilizzando uno strumento che si chiama tonometro di Goldman. Che cosa fa questo tonometro di Goldman? Va a valutare la pressione andando a contatto con la superficie oculare, cioè andando a toccare l'apice corneale, e in questo modo va a darci la misurazione della pressione che vige dentro l'occhio. Questi strumenti hanno all'interno dei tonometri a soffio, quindi non c'è più contatto. Cioè, soffio che significa? Significa che la macchina emette un soffio d'aria estremamente delicato, non fastidioso per il paziente, e mediante la valutazione del rimbalzo di questo soffio d'aria contro la macchina ci dà la misurazione della pressione che vige all'interno dell'occhio del paziente. Quindi immaginatevi... Quanto è importante farsi misurare la pressione oculare? È fondamentale, è assolutamente fondamentale. Perché? Perché la patologia glaucomatosa, ahimè, a differenza delle altre patologie di cui abbiamo sempre parlato, non dà manifestazioni di sé se non nella fase terminale della malattia. Se noi non sappiamo che pressione abbiamo, certo, all'interno dell'occhio, noi non riusciamo a capire se dobbiamo fare altri accertamenti o se dobbiamo iniziare a fare una terapia. Quindi è un esame che non può mai, dico mai, essere tolto dalla visita oculistica. Questo è importantissimo. Prego, e intanto grazie al dottor Gaetano Cupo, grazie per averci portato questa novità assoluta, grazie al signor Marco. Grazie. Adesso io mi sposto.